Buonasera a tutti. Niente, commento una partita di cui sono particolarmente amareggiato, in primis perché, l'avevo detto anche alla vigilia, il fatto di non essere potuti scendere a Roma al completo con l'influenza di White è una cosa che ancora mi fa arrabbiare, a maggior ragione dopo aver visto che partita abbiamo fatto comunque, in che modo ce l'avamo preparati, e il fatto di aver mollato fino al secondo e comunque per larghi tratti aver tenuto la partita in mano, il fatto che in una partita così non ci sia stato James mi fa così arrabbiare, ma non posso arrabbiarmi con nessuno. Dall'altra parte sono soddisfatto perché abbiamo fatto una partita veramente tosta, larghi tratti facendo sempre le cose giuste, abbiamo subito il rientro di Roma soprattutto sotto l'aspetto dell'impatto fisico, che è quello che abbiamo sofferto un po' di più quando la partita è andata un po' sui binari dello sporco, della grande fisicità che Roma sa mettere in campo. Noi lì siamo purtroppo un po' calati, al di là di tutto anche per la mancanza proprio di White. Del resto però non posso dire niente ai miei ragazzi, hanno giocato una partita di grande orgoglio, hanno lottato fino all'ultimo secondo, fino a 5 secondi dalla fine, abbiamo avuto la palla del pareggio, siamo stati, peccato solo esserci disuniti quei 3-4 minuti nel quale Roma è rientrata, perché probabilmente se continuavamo a fare le cose che c'erano venute bene per tutta la partita probabilmente saremmo uscito meglio da un momento di crisi, però non posso dire altro. Ho detto, l'unica cosa dobbiamo tenere è mantenere questa rabbia per questa opportunità che purtroppo è svanita su giovedì per la partita di Pesaro. Però questa squadra continua a perdere l'obbligazione, ma è il problema? Sì, se vogliamo leggere in modo molto semplicistico, sì. Noi abbiamo giocato a Roma, abbiamo giocato a Sassari, abbiamo giocato a Brindisi, abbiamo giocato a Varese la prima di campionato. Rivedendo come sa, abbiamo giocato a Montegranaro, che è stata poi la partita che abbiamo giocato peggio, ma che comunque avevamo rimesso in piedi. Vincere in trasferta in campionato italiano non è facile, soprattutto se giochi con delle squadre di questa caratura. A Brindisi noi eravamo senza Cinciarini, e voi che conoscete bene Cinciarini sapete cosa vuol dire per noi, e oggi eravamo anche senza White, ma non è che accampiamo delle scuse, sono dei dati di fatto, ecco. Niente, dobbiamo continuare semplicemente a lavorare in questa maniera perché stiamo migliorando, e per questo ritorno alla rabbia del fatto di aver dato continuità a un momento dove stiamo andando bene, dove stiamo lavorando bene, però abbiamo bisogno di tutti per riuscire a vincere delle partite di questo livello, di questa atleticità, in trasferta soprattutto. E volevo chiedere se senza la leadership e il carisma di White si aspettava qualcosa di più da perdere, insomma, che è stato. Ma io in questi 2 anni e mezzo che sono capo allenatore, tornato capo allenatore di Reggio, ho imparato prima ancora di vedere dove finiscono i demeriti della mia squadra, dove ci sono i meriti degli altri. E oggettivamente White e Bell è stato marcato sempre da Bobby Jones o da Osby durante la partita, e sulle situazioni di Piccarolo era praticamente raddoppiato sempre. Contro la difesa di Roma oggettivamente non è un cliente facile. Credo che Troy fosse assolutamente dentro la partita, ma ci sono avuto delle difficoltà anche grazie alla difesa di Roma. Ah sì, ma ognuno poi, io ti dico, la partita per quanto mi riguarda si è deciso su 3 rimbalzi in attacco invece, non sul nostro 0 da 3 da 3 punti. Ah no, ma certo, però noi se prendevamo quei 3 rimbalzi lì, noi probabilmente avremmo vinto lo stesso. Bisogna imparare a vincere le partite anche quando non la metti dentro, perché questo è il campionato italiano, e soprattutto nei momenti in cui ci sono le difficoltà, Roma è insieme a noi a Siena la miglior difesa del campionato, e ce ne siamo accorti, lo sapevamo benissimo di come sarebbe andato. Poi è ovvio che se fai 0 su 9 da 3 punti e di cui uno è aperto per vincere la partita, purtroppo Hoyer si è spaventato dell'arrivo di uno stoppatore, perché era un tiro perfetto, avevamo costruito un tiro perfetto per pareggiare la partita. Quindi due parole su Silins, che sta crescendo. Sì, Oias, era perché parlavo con Barilli, Oias e poi Silins, volevo dire. Ma Silins, sì, sta facendo un campionato di altissimo livello, è un ragazzo di 20 anni, ci sta dando una grossa mano, gioca con grande personalità, è un punto di riferimento per la squadra,
siamo bravi anche noi a imbeccarlo, e soprattutto sta cominciando a fare dei canestri anche abbastanza pesanti di peso specifico, adesso lasciando perdere che se lui avesse tirato normalmente probabilmente l'avrebbe buttato dentro. Però sì, ma tutta la squadra sta crescendo. Cauchenes ha fatto con noi 5 allenamenti, questa era la sesta volta che era insieme ai suoi compagni di squadra, quindi come Cervi ha fatto 20 minuti di grande qualità. Insomma, noi è una squadra che sta continuando a crescere, e quindi rientro alla rabbiatura del fatto che da 10 giorni ormai che non vediamo più White in palestra. Ah, io spero spero per lui di sì. No, allora, oggi è il primo giorno dove lui finalmente stava bene. Tra l'altro, per fortuna è arrivata anche la sua famiglia, perché stare una settimana chiuso in casa a fare degli esami non, credo che non sia semplice, soprattutto passare il Natale anche ammalato. Oggi era il primo giorno che stava finalmente bene, sfebbrato, domani rifarà di nuovo degli esami. A questo punto qua speriamo di averlo con Venezia, ecco.